In the 1930s, an out-of-the-ordinary competition plane made us discover a new path. The Caudron Renault Rafale. We wanted to know how far we could go. We wanted to know how fast we could fly. We wanted to create a reference for future generations. A benchmark to remind us that no performance can be achieved without creativity. A benchmark that pilots Hélène Boucher, Adrien Bolland, and Maryse Bastier set, flying faster, higher, and further than the standards of their time. Today, this aerial inspiration leads us once again on a new path. All new Renault Rafale. Aiming higher inspires reinvention. Ladies and gentlemen, today is a wonderful day for us because it's the beginning of a new era for automobile Lamborghini. The all-new Lamborghini Revuelto. Maserati GT nella versione trofeo, un grande classico perché è una di quelle linee che resteranno impresse nel tempo, ma la novità è tutta sotto il cofano, anzi dal cofango, perché se vedete da questo punto di vista abbiamo un qualcosa che non è meccanica, non è carrozzeria, ma siamo al puro stato dell'arte, perché riuscire a fare queste forme in questa linea con un frontale che mantiene intatte le caratteristiche classiche di Maserati, beh ragazzi, tanto di cappello. Ma c'è tutto nuovo, c'è un motore V6 da 550 cavalli turbo, c'è praticamente un interno rifinito personalizzato, cerchi da 21, insomma tutto quello che può servire su Maserati con GT nella versione trofeo è qui. Dice Maserati e pensi subito a un Instant Classic quando nel 1947 presentarono la 6 Gran Turismo e poi nei tempi più recenti nel 2008 la Gran Turismo Moderna, di cui le linee disegnate da Pininfarina hanno mostrato che il bello, il classico, è praticamente senza tempo. L'ultima versione della Gran Turismo, specialmente nella versione trofeo, ovvero la più spinta, è completamente diversa dalla precedente. Tutto nuovo sotto il vestito, perché il vestito può ricordare un po' il passato e quella linea Pininfarina con quel grande classico che dicevamo della 6 del 1947, ma sotto il vestito c'è tutto nuovo. Invece del motore vuoto da 4500 centimetri cubi e un motore da 450 cavalli, abbiamo il nuovo V6 Nettuno da 2992 portato a 550 cavalli. C'è anche la versione della Gran Turismo Modena con 490 cavalli, ma qui 550 sono il giusto compromesso per un motore che è veramente eccezionale e che sfrutta le caratteristiche di pre-camera della Formula 1 dei cugini della Ferrari. È lo stesso motore che viene utilizzato sulla MC20, ovvero quella che è la GT per eccellenza del marchio del Tridente, solo che lì i cavalli sono 620.
Che dire, una volta al volante la posizione di guida è bassa, il comfort è estremo, ma soprattutto si riesce ad avere tutto sotto controllo nonostante il muso e quasi 5 metri di macchina da portare a spasso. E poi il volante è facilmente regolabile con un maxi schermo centrale da 12 pollici con tutte le varie funzioni che poi puoi sceglierti anche con un piccolo tastino sul volante in basso a destra che cambia l'assetto da comfort a sport, pista e via di questo passo. Ovvero una goduria. Ebbene, la vettura rispetto al passato, oltre che avere tanto spazio in più perché sono quattro posti veri, dimostra un dinamismo incredibile perché il motore vuoto della versione precedente era un pochino più lungo e c'era uno sbalzo e una distribuzione dei pesi diversi che invece adesso col motore V6 ha recuperato quello che perdeva con lo sbilanciamento, diciamo così, dalla versione precedente. Quindi un motore più compatto, più corto, ma con più potenza e una guidabilità incredibile. Merito anche delle sospensioni multilink al posteriore con le molle regolabili ad aria con le varie altezze, ma soprattutto con un 4 ruote motrici che passa dal 30% davanti al 70% dietro al 100% a seconda di come si vuole bloccare il differenziale. Grande comfort di guida, piacere estremo quando sei praticamente sui tornanti, l'impressione è quella di avere quasi una trazione anteriore, ovvero con 550 cavalli riesci a tenere tutto sotto controllo e poi le rifiniture interni, veramente di alta classe, dalle cuciture ai materiali all'abbinamento dei colori te la fai su misura, tailor made nel vero senso della parola perché ogni Maserati Gran Turismo è diversa dall'altra, specialmente questa trofeo. Che dire, goduria allo stato puro, i 320 km all'ora di velocità massima, forse neanche i piloti professionisti in pista riescono a vederli, però sai che ci sono e sono lì. La cosa sorprendente, da 0 a 100 in 3 secondi e mezzo, lì la spinta la senti tutta. E poi l'impianto freni, sono della Brembo, 380 davanti a 6 pistoni e 350 mm dietro a 4 pistoncini. Ragazzi, qui stiamo parlando di una vettura ad altissimo livello. Prezzi? Si parte da 227.000 euro, esclusa i PT, ma ci si può aggiungere qualcosino, il grigio fuoriserie, 21.960 euro, i cerchi in lega Astreo da 4.200 e poi che cosa, le pinze anodizzate a 1.098 euro, un consiglio? Beh, rossa ovviamente.